Buongiorno ragazzi, oggi vediamo la prova su strada della Garmin Virb 360. Quindi la prima cosa da fare è scaricarsi l'app dell'applicazione, quindi Virb Garmin sull'Apple Store o sul Play Store se avete Android. E la seconda cosa ovviamente è accendere la videocamera, quindi tenendo premuto il tasto Power. Eccolo qui, vi ricordo che la telecamera vi indica la freccia dove è la fotocamera frontale. A questo punto possiamo andare all'interno del menu Wi-Fi, cliccare Wireless, cliccare Wi-Fi. Una volta avuto accesso al menu del Wi-Fi, troveremo la password della rete. Andremo sul nostro dispositivo per cercare appunto quella che è il nome della rete e una volta inserita la password saremo collegati alla videocamera. Una volta lanciata l'applicazione dovremo accettare quello che è il contratto di licenza e immediatamente sul display del cellulare visualizzeremo. Scusate l'ombra, eccola qui. Visualizzeremo quello che la telecamera riesce a vedere con la telecamera frontale. Ma guardate qui, la telecamera è immobile. Io ruotando attorno al display, ecco che riesco a visualizzare anche quello che è dietro, quindi riesco a vedermi anche io, soltanto con il movimento del dito sul display. All'interno delle impostazioni della videocamera posso scegliere appunto tutte le modalità con cui far funzionare la telecamera stessa. La cosa molto interessante è che posso cambiare la modalità obiettivo appunto in 360 gradi, solo anteriore, solo posteriore o in RAW. Posso scegliere la distanza dello stitching. Posso attivare l'audio dell'anteprima live e poi posso gestire tutte quelle che sono appunto le impostazioni della videocamera, quindi connessione wifi, la modalità, la ripetisequenza, il modo delle fotografie, eccetera. In questo caso io ho attivato il GPS, ho attivato la spia di registrazione, per appunto rendermi conto effettivamente di quando la telecamera sta registrando. Adesso monterò la telecamera sul casco e proveremo ad utilizzarla su strada. Allora, la cosa un po' scomoda per noi riders è che il pulsante per avviare la registrazione del video si trova qui sulla destra e quindi dobbiamo ogni volta lasciare l'acceleratore oppure possiamo gestire tutto tramite lo smartphone, ovviamente avendo un quad lock case come ce l'ho io, o altrimenti un supporto per avere le anteprime, e quindi da qui posso, ecco, come vedete, avviare e stoppare in maniera molto più veloce la registrazione. Qui ho dovuto esportare il video con una visuale statica, quindi in hyperframe, perché appunto ho creato un progetto su Final Cut che non supportava il 360 gradi come angolazione di video. E poi successivamente vedremo le due diverse tipologie di esportazione direttamente dall'app Garmin. Adesso vediamo come collegare il Navigator 6 alla videocamera. Occorre andare in Applicazioni, Telecomando Virb,
e il navigator inizierà la ricerca della videocamera. In questo caso non la trova, appunto perché all'interno del menu Wi-Fi il telecomando è in off, quindi occorre portarlo in on. Ha configurato Verb come principale. Ritorniamo sul navigatore, proviamo a fare riprova e a questo punto si è collegato. Da qui possiamo avviare una registrazione o scattare delle fotografie. Adesso vediamo l'app di Virb direttamente da iOS. Allora, appena apriamo l'app abbiamo tutti i video che sono presenti sulla videocamera e da qui possiamo scegliere quale tipo di stabilizzazione utilizzare. Per esempio, qui nessuna stabilizzazione. Oppure riduzione vibrazioni o solo stabilizzazione, altrimenti quella che io preferisco è segui percorso. Sempre dall'app possiamo aggiungere preferiti cliccando sul cuoricino un nostro video, oppure possiamo editarlo, quindi ritagliandolo, modificando la velocità delle immagini, aggiungendo della musica o modificando anche il G-Matrix, cosa molto carina. E poi ovviamente possiamo esportare il video sia in 360 gradi che in Hyperframe. Allora ragazzi, eccoci alle conclusioni sulla Virb 360. Quello che sto per dire però vale per l'utilizzo in motocicletta, perché comunque, come vi ho detto già dall'inizio, quello che volevo fare con questa videocamera è capire se era più o meno adatta a noi bikers. Parto prima dai punti che non mi sono piaciuti. Il primo punto sicuramente è questo. Il tasto. Il tasto dell'accensione purtroppo è sulla destra. Tasto dell'accensione? No, il tasto per avviare la registrazione è sulla destra e quindi è scomodo per noi motociclisti che abbiamo l'acceleratore a destra. Come facciamo? Ogni volta purtroppo dobbiamo sganciare la mano dall'acceleratore oppure gestirlo, come vi ho detto prima in precedenza, con l'app direttamente da cellulare. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è purtroppo la durata della batteria. È decisamente inferiore alle aspettative e inferiore a quanto è stato dichiarato da Garmin. Personalmente ho utilizzato la videocamera per massimo 30-35 minuti e niente, dicevano che ne erano 60. Altro punto dolente, hanno suonato, hai sentito? Sarà un corriere? Penso di sì, vediamo, aspetta, rieccomi. Era un corriere, è arrivato un pacco da motoabbigliamento.it, piccola anticipazione, settimana prossima unboxing di una cosa molto carina. Torniamo alla Virb 360. Allora, un altro punto dolente è che mi si è appannato spesso l'obiettivo. È successo più volte che ho dovuto rifare il video della registrazione perché salendo in montagna mi si appannava la lente. So che è una cosa naturale, so che quando si cambiano le temperature dal caldo al freddo può succedere, però non era neanche così tanto freddo e 3-4 volte mi è successa, quindi non lo so, non mi ha troppo convinto questo fatto. Adesso passiamo ai punti a favore della Virb 360. Il primo punto, quello fondamentale, è la facilità di utilizzo. Quindi è una videocamera con un menu molto semplice, è davvero fatto per neofiti e facile, molto molto facile. Lo schermo non è touchscreen, può essere un pro o un contro. Personalmente a me ha fatto piacere che non fosse touchscreen. Molto spesso con la GoPro succede che col touchscreen non prenda bene i comandi anche nello swipe up o comunque nello scroll del monitor. Qui non puoi sbagliare, ha questi tre tasti e quindi di conseguenza è molto molto facile da utilizzare. Il secondo punto a favore di questa videocamera è sicuramente l'app Garmin. È facilissima, super intuitiva, personalizzabile, ha un editor molto molto facile ed è di facile utilizzo appunto. Puoi personalizzarla con il G-Matrix che a noi motociclisti piace tanto e da subito puoi decidere se esportare il video in 360 gradi oppure con un'inquadratura statica. Bravi, bell'app, promosso. Terzo punto della Virb 360,
ma l'avrei messo tranquillamente come primo punto, è la stabilizzazione. Ragazzi, ma che stabilizzazione ha? Ma soprattutto è una stabilizzazione che posso modificare e aggiungere a posteriori, quindi in editing video, sia con l'app che da programma Virb da computer. Ed è fighissima, ma guardate qui, guardate che stabilizzazione ha. A me personalmente quella che è piaciuta di più è il segui percorso, che in moto ti dà proprio l'idea di quello che è l'andamento della strada. Il quarto punto a favore della Virb 360 è l'audio. Ah, finalmente un audio Bluetooth, quindi non più il cavetto collegato con l'adattatore o senza adattatore, se avete la GoPro dalla 5 in su o dalla 4 in giù o qualsiasi altro tipo di action cam usate, ma Bluetooth. E guardate qui come è semplice utilizzare questo auricolare Bluetooth. Wireless, vado su Bluetooth, clicco qui per accendere il Bluetooth. Accendo il mio interphone F4MC, ma qualsiasi altro tipo di interphone comunque funziona. Vado in connetti, interphone F4. Aspetta, aspetta. Connesso al telefono. Connesso. Ragazzi, quindi adesso qui io posso tranquillamente riprendere dalla videocamera e parlare all'interno del casco con il microfono e l'auricolare che ho all'interno e fare motovlog. Bellissimo, bellissimo, super comodo. Ragazzi, in conclusione, la Virb 360 personalmente mi è piaciuta davvero tanto. La utilizzerò ancora, sicuramente la utilizzerò spesso. E 799 € mi rendo conto che sono una cifra molto importante, ma abbiamo davanti a noi un prodotto di fascia medio-alta. Serve, non serve? Non lo so. Se siete dei bikers a cui piace documentare sempre le vostre uscite, se vi piace editare dei file, se vi piace comunque crearvi un vostro blog, se vi piace crearvi i vostri video, io ve la consiglio. Ve la consiglio soprattutto perché non dovete più pensare all'inquadratura dell'obiettivo. Quante volte andiamo in moto con il casco, mettiamo l'action cam sul casco, qui sul lato del mento, o anche davanti al muso della motocicletta stessa, e dopo aver fatto il video ci rendiamo conto, se non abbiamo controllato prima con l'anteprima del telefono, che l'obiettivo era girato un po' troppo verso destra, un po' troppo verso sinistra, un po' in alto, un po' in basso. Qui non abbiamo più questo problema. Meglio se la metti proprio sul casco in questa posizione da poter farla lavorare bene a 360 gradi. Per esempio, se vedete i miei video, io avendo l'attacco della GoPro, quindi che è leggermente spostato verso la fronte qui sul casco, la parte posteriore della Garmin Virb 360 mi ha ripreso anche un po' la parte appunto posteriore del casco stesso. La telecamera mi è piaciuta molto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto i commenti del video. E niente, ci rivediamo alla prossima review. Ciao! Se il video vi è piaciuto, ragazzi, potete iscrivermi al mio canale e ovviamente seguirmi sulla mia pagina Instagram.